Il ministro ha risposto come avevo chiesto di non rispondere, cioè leggendoci la favola di Hansel e Gretel. Sostanzialmente lei ci dice che una nota del ministero può sostituire una legge. Voi con un decreto legge che ha valore gerarchico di secondo grado, perché vorrei spiegare al governo che ci sono le leggi costituzionali, le leggi, i decreti legge, i decreti legislativi, poi le leggi regionali, poi ci sono i regolamenti governativi, infine le circolari. Ma lei non ha neanche fatto una circolare, non ha neanche fatto un'interpretazione, non ha fatto un'ordinanza, ha fatto un comunicato stampa. Quindi di fatto i consulenti del lavoro che hanno evidenziato questa problematica e tutti l'hanno vista, porterà alla legalizzazione del lavoro nero, perché di fatto quando ci sarà l'ispettore del lavoro che andrà a sanzionare, non essendoci più la norma che dà la possibilità di emettere la sanzione da 400-2.400 euro come era prima, si vedrà di fatto impotente di fronte al lavoro nero. Poi rispetto alle vostre promesse, guardi, su come utilizzare nuove forme contrattuali, noi siamo veramente allibiti perché di fronte all'incapacità del governo di realizzare per esempio l'ape social, siamo tutti in attesa dei decreti ministeriali attuativi e questi non arrivano, di fronte al bonus bebè che non arriva, di fronte a tutte le norme sul contrasto della povertà che non arriva. Abbiamo la grande preoccupazione che voi utilizzerete tutte le risorse di queste forme di cui vi ho detto e non andrete a normare questa forma contrattuale, perché voi dovete essere succubi dell'Europa che vi chiede 3,4 miliardi e voi utilizzerete i soldi dell'ape social, del bonus bebè, del contrasto alla povertà per andare a coprire quella manovra che vi chiede l'Europa per le vostre finanziarie elettorali che però vi hanno portato al tracollo elettorale.